Onorevole Scilipoti, oggi lei era in piazza qui, fotografo al seguito, come mai? La fotografia, stavamo scattando qualche fotografia da inserire all'interno di questo libro che pubblicherò fra una decina di giorni. Ma Di che cosa si tratta? il titolo è Scilipoti, no, il re dei peoni, Scilipoti il re dei peones perché Berlusconi. Il peones non è altro che sia nel campo della politica, anche nel campo lavorativo, uno che lavora e molte volte non gli viene riconosciuto il giusto ruolo o il giusto lavoro che fa. Oggi su tutti i giornali si raccontava della giornata difficile che anche lei era vissuto in aula e questo appellativo che i suoi ex colleghi dell'Italia dei Valori le hanno rivolto. Lei come commenta? Ma potrei commentare con la riflessione di Nanni Moretti, cioè dire chi dice lo pensa e chi pensa già è abituato a un determinato tipo di linguaggio, vuol dire che ne ha contatto giornalmente. Però siccome io parlo anche un linguaggio diverso e un linguaggio del futuro, ritengo che quel vocabolo tutto sommato deve essere interpretato come risorse. Oggi non si parla più né di rifiuti e né di altro, ma si parla soltanto di risorse. Io sono una risorsa e come me credo che all'interno del Parlamento ce ne siano tanti altri, speriamo che queste risorse possano contribuire a un ricambio veramente nell'interesse del Paese, mandando a casa coloro i quali sono da 30 anni all'interno di questo Parlamento e facendo sì che coloro i quali parlano, ma molte volte fanno soltanto parole non fatti, vengano individuati e immediatamente messi da parte. Posti di governo per lei ce ne saranno? Non sono interessato perché il 14 il mio voto non era per il posto di governo, il 14 era un momento difficile, io ho fatto una determinata scelta, questa scelta che ho fatto l'ho fatta negli interessi degli italiani. Se arriva un posto da sottosegretario non dice no. Io ringrazio ma non sono interessato, potrei essere onorato per la proposta ma non sarò interessato ad accettarlo. Quindi lei ci sta dicendo che se le fosse proposto lei risponderà no. Ma io quello che le posso dire oggi è quello che ho risposto ieri, cioè dire non sono interessato a far parte dell'organigramma, non sono interessato a far parte del governo, cioè dire ad avere rappresentanza o ad essere rappresentante all'interno del governo. Senta, questo libro quando uscirà? Speriamo di farcela per fine aprile, primi di maggio.